Stasera la Fiera di Messina torna a Notre Dame de Paris, l'opera musicale firmata da Riccardo Cocciante. In scena un cast d'eccezione, Lola Ponce e Esmeralda e Jodie Tonno veste i panni di Quasimodo, assieme oltre 30 ballerini e acrobati. Il 53° ciclo di rappresentazioni classiche del teatro greco di Siracusa si conclude con Rane di Aristofane. Nei ruoli di Xantia e Dioniso. A Palazzo Belmonte Riso a Palermo stasera si esibirà l'Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Salvatore Percacciolo nel primo evento della rassegna Palazzo Riso Classica. A Villa Rosina, popolare quartiere di Trapani, fino a domenica 2 luglio torna la seconda edizione di Pane, Olio e Socheghè, spettacoli musicali, teatro e cabaret con l'attore Sasà Salvaggio. Sabato 1 e domenica 2 luglio a Racalmuto torna il Motor Fest, appuntamento per tutti gli amanti delle due ruote che si incontrano all'autodromo Valle dei Templi. La manifestazione comprende un'area espositiva riservata a concessionari e distributori di accessori e abbigliamento, il bike show e l'isola rossa del Ducati Sod Day. Automobilismo, sport e adrenalina si svolge sabato 1 e domenica 2 luglio il nono slalom Città di Castelbuono, competizione inserita nel calendario stagionale promosso da ACI Sport. Sabato 1 luglio la cerimonia di consegna dei nastri d'argento 2017 nella suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina. Protagonisti della serata anche i due vincitori dei nastri eccellenti, Roberto Faenza e Giuliano Montaldo. Sabato 1 e domenica 2 luglio in Piazza Duomo a Sant'Alfio la tradizionale sagra La Ciliegia Gioiello dell'Etna, giunta alla nona edizione insieme all'infiorata tra fiori e frutta. Da sabato 1 a sabato 8 luglio tornano le feste Archimedee, festival dedicato alla figura di Archimede per un progetto che punta sul genio giovanile come motore propulsivo di evoluzione e cambiamento culturale e sociale.